Domanda: perché per molti la Svizzera è un paese dove si vive bene? Perché la media evolutiva di quel popolo è molto più elevata di quella del nostro popolo. Che cosa c'entra questo con il governo, le istituzioni e la maggiore qualità della vita che si ha in Svizzera? C'entra, ed anzi è essenziale. Perché i politici eletti in quel paese, il suo governo e le sue istituzioni sono una diretta conseguenza dell'evoluzione media del popolo che elegge quei politici che compongono quel governo e fanno funzionare quelle istituzioni. Allora la fortuna della Svizzera non c'entra niente? No, perché la maggiore evoluzione media di quel popolo che si crea quella che tu chiami fortuna. Ricevo da Germano Astarita questa email. Il redattore del giornale della Coop ha scritto un articolo. Noi stiamo da Dio in Svizzera. Il settimanale ha chiesto a una serie di personalità il perché. Eccone un breve riassunto che vuole dare uno spunto di riflessione per il nuovo anno. La Svizzera ha assicurazioni sociali pagabili e che funzionano, poca disoccupazione, finanze pubbliche sane, una democrazia diretta attiva, il diritto di libera espressione, un equilibrio tra le regioni, le culture e le lingue. Un'economia dove domina la forza di innovazione, degli ottimi orologi che sono il simbolo della disciplina e della serietà con cui il suo popolo si avvicina alla realtà del lavoro. Un popolo che sa anche festeggiare ed essere felice, un popolo che sa spendere e acquistare qualcosa di bello, una qualità di vita molto alta, un popolo dove domina il rispetto anche nei confronti di chi la pensa diversamente. Un mondo politico che rispetta la volontà popolare, dei cittadini che non insultano i politici, un personale altamente qualificato. È un paese dove le decisioni vengono prese al fronte, laddove esiste la competenza. Ha un paesaggio ancora molto intatto. La capacità di attirare talenti anche da fuori della nazione. È un paese molto fortunato, il quale ha creato la sua fortuna sul lavoro e sulla disciplina. Un popolo che si cura anche di chi è meno fortunato. Un popolo che prende a cuore tutte le questioni umanitarie. Un popolo dove l'educazione, il rispetto e la gentilezza sono d'obbligo. E per finire, una nazione dove la delinquenza va repressa realmente e i cittadini si sentono protetti da una polizia efficiente.